Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Il mondo Pokémon, in quanto speculazione di quello umano, presenta molte varianti di città, belle, brutte, grandi e piccole, insediamenti rurali e metropoli affollate. Ma tra le sette regioni presentate nei giochi, esistono alcune città che a stento la gente ricorda, alcune sono totalmente insignificanti, altre difficili da raggiungere, altre ancora non sono nemmeno considerate degli insediamenti con delle civiltà da maggior parte dei giocatori. Prima di iniziare con il video vi invito però a mettere un mi piace e a commentare qui sotto con la città di cui a volte dimenticate pure l'esistenza. Detto ciò, possiamo iniziare. Spesso le città successive al villaggio di partenza hanno qualcosa di speciale, in alcune incontri personaggi importanti, in altre ottieni lo starter, altre ancora assumeranno un ruolo fondamentale a gioco inoltrato. Tutto ciò sulla Rosa non è presente, neanche per sbaglio. Si tratta di una città che se non fosse stata messa nei remake di Rubino e Zaffiro, probabilmente non tutti se ne sarebbero accorti. L'unico oggetto ottenibile è una pozione dal classico tipo del Pokémon Market, ma oltre a quello ha l'utilità di un costume da bagno in Trentino. Ok, premettendo che l'intero dopolegge di Sinnoh l'ho sempre trovato pressoché anonimo, ma l'area provvista ho dovuto cercarla su internet per ricordarla. Ogni volta che percorrevo quella porzione di regione, rimanevo sempre stupito nel trovare in mezzo al percorso questo insediamento che di utile ha davvero poco. Sì, nella casalotta si può affrontare Barry il sabato e la domenica, ma per il resto potrebbe pure scoppiarci una bomba. Nessuno noterebbe la differenza. Sì, è considerata una città. Beh, oddio, tutte le leghe sono tecnicamente delle città, ma Iridopoli ha proprio il nome da città, dato che poi la desinenza poli indica di fatto un insediamento urbano. E nulla, boh, cioè non ci sono case. Sì, c'è un centro Pokémon, la via Vittoria, la Lega, però davvero non capisco perché le sia stato dato un nome simile quando di città non ha davvero nulla, gli abitanti sono addirittura sconosciuti, gli edifici non ci sono, cioè pensate un po'. Qui gli abitanti sono ben 13, ma la storia è più o meno simile a quella di Iridopoli. Di edifici abitabili non ce ne sono, solo rovine su rovine. In pratica è come se prendessimo il sito archeologico di Pompei e lo rendessimo un comune a sé stante. Geniale, no? Comunque, a parte gli scherzi, anche qui non pensavo si trattasse davvero di una città, ne sono rimasto sconvolto quasi quanto Iridopoli, anche se almeno delle costruzioni qua ci sono, nonostante le abbia progettate, che so io, l'uomo di Neanderthal. Io ho passato una fottutissima intera infanzia a cercare l'utilità di questo posto e la mia ricerca continua inesorabile. Perché, dico io, mettere una città dedicata ai treni, o meglio, perché non sviluppare l'idea? Invece no, i treni si possono ammirare comodamente da un'altura a dovuta distanza, ovviamente, in compagnia dei quattro gatti mandati in esilio in questo buco di mondo. Per chi è passato in questo luogo più di 5 minuti, consiglio davvero una visita di urgenza. Raga, state male, io ve lo dico. Posizione bonus per l'isoletta di Kanto, non tanto perché sia sconosciuta ma perché anche qua non c'è alcun tipo di casa. Gli edifici si incontrano sulle dita di una mano e sono il centro Pokémon, il Pokémon Market, la palestra, una villa abbandonata ed un laboratorio per la ricerca sui fossili. Penso che questa sia effettivamente l'unica città ad avere un capo palestra e nessuna abitazione, rendendo di fatto l'isola un qualcosa di più simile, non so, a un centro di ricerca sperduto nell'oceano piuttosto che ad una città. Due sisi in fondo, poi in seconda generazione, a seguito di un'eruzione vulcanica, la, fra tante virgolette, città scompare totalmente, lasciando come ricordo un misero centro Pokémon. E nulla, in Pokémon Oro Argento, nonostante tutto, è comunque considerata una città. Bene ragazzi, questo breve video può dichiararsi concluso, io spero che vi sia piaciuto e se così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto scrivendo la città di cui dimenticate spesso l'esistenza stessa e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi scuso per la voce se sembra un po' nasale, ma ho effettivamente preso l'influenza a Montpellier e sto registrando questo video di domenica, dovrebbe uscire lunedì, lo spero. Mi raccomando, passate anche dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati e premete la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati, è una ripetizione, lo so, fa niente, sui feed che arriveranno sul canale. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video!